La più cordiale buonasera a tutti gli amici sportivi appassionati di calcio a 5, ben ritrovati su Mondo Futsal per questo recupero molto importante. L'obiettivo primario è quello della vittoria, ma soprattutto tornare in vetta al girone per lo United Pomezia di mister Alessio Caporaletti, che questa sera appunto si trova a ricevere e ad affrontare lo Sporting Terracina per la gara del tredicesimo turno del girone di andata. Avvio di cronaca di Gianluca Ferrante della sezione di Aprilia, e dopodiché si comincerà a giocare. Parte in questo istante il match, è lo Sporting Terracina a gestire questo primo pallone con Matteo Di Martino, palla che comunque è stata spedita fuori, il fallo laterale ancora con Di Martino che ci prova subito e trova anche l'affondo a battere Rozzi. All'indietro c'è De Simoni, prova anche il velo, il tiro non trattenuto dal portiere, palla messa giù, viene avanti da solo contro l'avversario del Terracina, prova la conclusione. Adesso Palma si ferma per allacciarsi le scarpe, poi si può ripartire. De Simoni, Babbucci, De Simoni, calcio di punizione in mezzo con Moncada che però alza sopra la traversa Di Martino, ancora palla in diagonale, ci prova in volée Coppolella, c'è marcamento a uomo da parte dello Sporting Terracina, prova adesso Rozzi, si perde alto sopra la traversa, Giardina che tocca i suoi primi palloni, De Simoni viene avanti, prova con la soluzione angolata, arriva anche Giardina che calcia ma c'è una deviazione. De Simoni in mezzo, Pulvirenti cerca lo spazio, poi colpisce Iacovacci, prova direttamente in porta, Palma apre a destra per Coppolella, poi tira direttamente in porta, va Moncada a raccogliere il pallone, poi costretto a dare all'indietro con Babbucci, il tiro e la manata da parte di Iacovacci. Rozzi all'indietro, Moncada prova a calciare, la palla si insacca nella rete e c'è il pareggio con Moncada, 1-1. Rozzi poi la possibilità di mettere il pallone in mezzo con Tardi. De Simoni viene avanti, ancora una serie di finte, poi si accentra pronto per andare a calciare, il gol di De Simoni ed il vantaggio dello United Pomezia, capovolge la situazione al primo vero guizzo da parte di De Simoni, prima l'aveva suggerito, adesso ha fatto tutto da solo andando a depositare la palla in rete alle spalle di Iacovacci. Nulla da fare per lo Sporting Terracina che da subito prova il modulo del portiere di movimento, quinto uomo di movimento, con l'ingresso in campo di Ludovico Paparello, fratino per lui con il foro, e poi c'è Cariodi che prova la palla che va a sbattere sul palo. De Simoni ha battuto molto velocemente lo United, apre per Contardi a Palma, poi si sposta, parte Moncada, il tiro in rete, 3-1 United Pomezia. Calcio d'angolo, il tiro di prima intenzione da parte di Parisella, c'era Geraldi, gli è arrivato un bolide, Paparello prova a girarsi, mette in movimento Di Martino, la possibilità per Frattarelli che colpisce e c'è la risposta da parte di Geraldi, costretto a ripiegare all'indietro con Parisella, va via Baroni, calcia anche in porta,
in gol bellissimo che sorprende Ceraldi. Vedete se tutto a posto è regolare, Ferrante parte il fischio, parte anche Parisella e poi la risposta da parte di Ceraldi. Poi la recupera subito De Santis, va a battere e arriva il gol! Capolavoro di Alessio Pulvirenti! Una fiondata, una volée vincente che si insacca all'incrocio opposto per il quarto gol dello United Pomezia. Di Marco Parisella, che adesso proprio lui continua ad attaccare, ancora possibilità con De Simoni, con la palla alzata che se ne va fuori di poco. Coppolella viene avanti, ancora Paparello in mezzo, Ceraldi e poi Parisella mette la palla in rete. Gol proprio classico di rapina, Coppolella. E arriva il triplice fischio finale del signor Ferrante della sezione di Aprilia, che ha diretto questo recupero tra United Pomezia e Sporting Terracina, valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie C2 Girone A, con la vittoria dello United Pomezia di misura 4-3 sullo Sporting Terracina.